Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, oggi che è il giovedì 12 di agosto del 2021, noi siamo qui per leggere la parola del Signore, stiamo arrivando quasi a metà di agosto e continueremo sempre a leggere la parola del nostro Signore. Durante questa puntata noi leggeremo da Primo Re capitolo 20 fino al capitolo 21 al versetto 29, se avete notato bene ieri io avevo detto, annunciato un brano, dopo ho letto un pochino di meno, quindi questa mattina noi compenseremo, quindi stiamo sempre nella traccia giusta a leggere tutta la Bibbia parola per parola. Quindi Primo Re, capitolo 20, a partire dal versetto 1 fino al capitolo 21, versetto 29, parola del Signore. Ben-Hadad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito che aveva con sé 32 re, cavalli e carri. Poi salì, cinse d'assedio Samaria e l'attaccò. Inviò dei messaggeri nella città per dire ad Acab, re di Israele, così dice Ben-Hadad, il tuo argento e il tuo oro sono i miei. Così pure le tue mogli e i tuoi figli sono più belli, sono cosa mia. Il re di Israele rispose, come dici tu, o re mio signore, io ti appartengo con tutto ciò che è mio. I messaggeri tornarono di nuovo e dissero, così parla Ben-Hadad, io ti avevo mandato a dire che tu mi dessi il tuo argento, il tuo oro, le tue mogli, i tuoi figli. Invece domani a quest'ora manderò da te i miei servitori, i quali rovisteranno la casa tua e le case dei tuoi servi, si impadroniranno di tutto quello che hai di più caro e lo porteranno via. Allora il re di Israele chiamò tutti gli anziani del paese e disse, guardate, vi prego, e vedete come questo uomo cerca la nostra rovina. Poiché mi ha mandato a chiedere le mie mogli, i miei figli, il mio argento, il mio oro, e non gli ho rifiutato nulla. Tutti gli anziani e tutto il popolo gli dissero, non lo ascoltare e non dargli retta. Acab dunque rispose ai messaggeri di Ben-Hadad, dite al re, mio signore, tutto quello che facesti dire a tuo servo la prima volta io lo farò, ma questo non lo posso fare. I messaggeri se ne andarono e portarono la risposta a Ben-Hadad. Ben-Hadad mandò a dire ad Acab, gli dei mi trattino con tutto il loro rigore, se la povera di Samaria basterà per riempire il pugno di tutta la gente che mi segue. Il re di Israele rispose, ditele così, chi cinge le armi non si vanti come chi le depone. Quando Ben-Hadad ricevette quella risposta, stava bevendo con il re sotto le tende e disse ai suoi servitori, disponetevi in ordine. E quelli si disposero ad attaccare la città. Allora un profeta si avvicinò ad Acab, re di Israele, e disse, così dice il Signore, vedi questa gran moltitudine? Ecco, oggi la darò in tuo potere e tu saprai che io sono il Signore. Acab disse, per mezzo di chi? E quelli rispose, così dice il Signore, per mezzo dei servitori dei capi delle province. Acab riprese, chi comincerà la battaglia? L'altro rispose, tu. Allora Acab passò in rivista i servitori dei capi delle province ed erano 232. Dopo questi passò in rivista tutto il popolo, tutti i figli di Israele ed erano 7000. Essi fecero una sortina verso il mezzogiorno, mentre Ben-Hadad stava bevendo e ubriacandosi sotto le tende con 32 re venuti in suo aiuto. I servitori dei capi delle province andarono fuori per primi. Ben-Hadad mandò a vedere e gli fu riferito, da Samaria è uscita gente. Il re disse, se sono usciti per la pace, prendeteli vivi, se sono usciti per la guerra, prendeteli vivi ugualmente. Quando quei servitori dei capi delle province e l'esercito che li inseguiva furono usciti dalla città, ciascuno di loro uccise il suo uomo. I siri si diedero alla fuga, gli israeliti li inseguirono e Ben-Hadad, re di Siria, fuggì a cavallo con alcuni cavalieri. Il re di Israele uscì, mise in fuga cavalli e carri e fece una grande strage fra i siri. Allora il profeta si avvicinò al re di Israele e gli disse, va, rinforzati, considera bene quel che dovrai fare
perché di qui a un anno il re di Siria marcerà contro di te. Il servitore del re di Siria gli dissero: gli dei di Israele sono dei di montagna, per questo ci hanno vinti, ma diamo la battaglia in pianura e li vinceremo di certo. E tu fa questo: togli ognuno di quei re al suo posto e sostituiscili con dei capitani. Formati quindi un esercito pari a quello che hai perduto, con altrettanti cavalli, altrettanti carri. Poi daremo a battaglia a costoro in pianura e li vinceremo di certo. Egli accettò loro e il consiglio e fece così. L'anno seguente Ben-Hadad passò in rivista i Siri e marciò verso Afek per combattere contro Israele. Allora, cari, io ho letto anche più di quello che dovevo leggere. Scusate un attimo, questo è il bello della diretta. No, non ancora. Io devo leggere fino al capitolo 21, versetto 29. Scusatemi se mi sono un attimino perso qui con le letture, ossia con i riferimenti. Quindi noi siamo Primo Re, capitolo 20, versetto, ora leggerò il versetto 27 e noi dobbiamo andare fino al capitolo 21, versetto 29. Io ce l'ho qua segnato, quindi andiamo, questo è il bello di poter leggere la Bibbia insieme. Allora, versetto 26. L'anno seguente Ben-Hadad passò in rivista i Siri e marciò verso Afek per combattere contro Israele. Anche i figli di Israele furono passati in rivista e forniti di viveri, quindi mossero contro i Siri, si accamparono di fronte a loro, parevano due minuscole gregge di capre di fronte ai Siri e inondavano il paese. Allora l'uomo di Dio si avvicinò al re di Israele e gli disse: così dice il Signore, poiché i Siri hanno detto: il Signore è Dio dei monti e non è Dio delle valli. Io ti darò nelle mani tutta questa moltitudine e voi conoscerete che io sono il Signore. Essi rimasero accampati gli uni di fronte agli altri per sette giorni. Il settimo giorno scoppiò la battaglia e i figli di Israele uccisero in un giorno 100.000 fanti di Siri. I rimanenti si rifugiò nella città di Afek, dove le mura caddero sui 27.000 uomini che erano rimasti. Ben-Hadad fuggì e, giunto nella città, cercava rifugio di camera in camera. I suoi servitori gli dissero: abbiamo sentito dire che i re della casa di Israele sono dei re clementi. Lascia dunque che ci mettiamo dei sacchi sui fianchi e delle corde al collo e usciamo incontro al re di Israele, forse egli ti salverà la vita. Così essi si misero dei sacchi intorno ai fianchi e delle corde al collo, andarono al re di Israele e dissero: il tuo servo Ben-Hadad dice: ti prego, lasciami in vita. Acab rispose: è ancora vivo? Egli è mio fratello. Quegli uomini ne trassero buoni auspici per accertarsi che quello era proprio il suo sentimento e gli dissero: Ben-Hadad è dunque tuo fratello. Egli rispose: andate, conducetelo qua. Ben-Hadad si recò da Acab, il quale lo invitò a salire al suo carro. Ben-Hadad gli disse: io ti restituirò le città che mio padre tolse a tuo padre e tu ti stabilirai dei mercati a Damasco come mio padre se ne era stabiliti a Samaria. E io, riprese Acab, con questo patto ti lascerò andare. Così Acab stabilì un patto con lui e lo lasciò andare. Allora uno dei figli dei profeti disse per ordine del Signore al suo compagno: ti prego, percuotimi. Ma quello non volle percuoterlo. Allora il primo gli disse: poiché tu non hai ubbidito alla voce del Signore, appena ti sarai allontanato da me, un leone ti ucciderà. Infatti, appena si fu allontanato un leone lo incontrò e lo uccise. Poi quel profeta trovò un altro uomo e gli disse: ti prego, percuotimi. E quello lo percosse e lo ferì. Allora il profeta andò ad aspettare il re sulla strada e si camuflò con una benda sugli occhi. Quando il re passò, il profeta si mise a gridare e disse al re: il tuo servo si trovava in piena battaglia, quando ecco uno si avvicina, mi conduce un uomo e mi dice: custodisci questo uomo, se mai venisse a mancare la tua vita, pagherà per la sua, oppure pagherai un talento d'argento.
Mentre il tuo servo era occupato qua e là, quell'uomo sparì. Il re di Israele gli disse: quella è la tua condanna, l'hai pronunziata tu stesso. Subito quello si tolse la benda dagli occhi e il re di Israele lo riconobbe per uno dei profeti. Allora il profeta disse al re: così dice il Signore, poiché ti sei lasciato sfuggire di mano l'uomo che ti avevo votato allo sterminio, la tua vita pagherà per la sua e il tuo popolo per il suo popolo. E il re di Israele se ne tornò a casa sua triste e irritato e si recò a Samaria. Parola del nostro Signore. Leggeremo ancora capitolo 21 fino al versetto 29, l'ultimo versetto. Nabot di Israele aveva una vigna a Israel presso il palazzo di Acab, re di Samaria. Acab parlò a Nabot e gli disse: dammi la tua vigna, di cui voglio farmi un orto, perché è contigua alla mia casa. E al suo posto ti darò una vigna migliore, o se preferisci te ne pagherò il valore in denaro. Ma Nabot rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal darti l'eredità dei miei padri. E Acab se ne tornò a casa sua triste ed irritato per la parola dettagli da Nabot Israel: io non ti darò l'eredità dei miei padri. Si gettò sul suo letto, voltò la faccia verso il muro e non prese cibo. Allora Jezebel, sua moglie, andò da lui e gli disse: perché hai lo spirito così abbattuto e non mangi? Acab le rispose: perché ho parlato a Nabot di Israel e gli ho detto: dammi la tua vigna per il denaro che vale, o se preferisci ti darò un'altra vigna invece di quella. Ed egli mi ha risposto: io non ti darò la mia vigna. Jezebel, sua moglie, gli disse: sei tu sì o no che eserciti la sovranità sopra Israele? Alzati, mangia e sta di buon animo. La vigna di Nabot di Israel te la farò avere io. Scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò con il sigillo di lui e le mandò agli anziani e ai notabili che abitavano nelle città di Nabot. In quelle lettere scrisse così: bandite un digiuno e fate sedere Nabot in prima fila davanti al popolo. Mettetele di fronte due malfattori, i quali depongono contro di lui dicendo: tu hai maledetto Dio, il re. Poi portatelo fuori dalla città, lapidatelo e così muoia. La gente della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella città, fecero come Jezebel aveva loro ordinato, scrivendo le lettere che aveva loro mandate. Bandirono il digiuno e fecero sedere Nabot davanti al popolo. Poi vennero i due malfattori, si misero di fronte a lui e deposero così contro di lui davanti al popolo: Nabot ha maledetto Dio e il re. Allora lo condussero fuori dalla città, lo lapidarono ed egli morì. Poi mandarono a dire a Jezebel: Nabot è stato lapidato ed è morto. Quando Jezebel udì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: alzati, prendi possesso della vigna di Nabot che egli rifiutò di darti per denaro, poiché Nabot non vive più, è morto. Quando Acab udì che Nabot era morto, si alzò per scendere alla vigna di Nabot di Israel e prenderne possesso. Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia, il tisbita, in questi termini: alzati, va incontro ad Acab, re di Israele, che sta a Samaria. Egli è nella vigna di Nabot, dove è sceso per prenderne possesso. E così parlerai in questo modo, così dice il Signore: dopo aver commesso un omicidio, vieni a prendere possesso. E gli dirai: così dice il Signore, nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot, i cani leccheranno anche il tuo. Acab disse a Elia: mi hai trovato nemico mio? Elia rispose: sì, ti ho trovato. Perché ti sei venduto a fare ciò che è male? Sei venduto a fare ciò che è male agli occhi del Signore? Ecco, io ti farò cadere addosso una sciagura, ti spazzerò via e sterminerò ogni uomo della tua casa, schiavo o libero che sia in Israele. E ridurrò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Aia, perché tu hai provocato la mia ira e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezebel, il Signore parla e dice: i cani divoreranno Jezebel sotto le mura di Israele. Quelli di Acab che moriranno in città saranno divorati dai cani, e quelli che moriranno nei campi saranno divorati dagli uccelli del cielo.
In verità non c'è mai stato nessuno che come Acab si sia venduto a fare ciò che è male agli occhi del Signore, perché era istigato da sua moglie Jezebel. Si comportò in modo così tanto abominevole, andando dietro agli idoli, come avevano fatto agli Amorrei, che il Signore aveva cacciati davanti ai figli di Israele. Quando Acab udì queste parole, si stracciò le vesti, si coprì con un sacco e digiunò. Dormiva avvolto nel sacco e camminava a passo lento. E la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita, e in questi termini: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché egli si è umiliato davanti a me, io non farò venire la sciagura mentre egli è ancora vivo, ma manderò la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Parola del Signore. Domani sì, noi continueremo a leggere la parola del Signore, sempre Primo Re, i prossimi capitoli, ma nel frattempo ti do un forte abbraccio, un santo bacio nel nome di Cristo Gesù.